Però di sintetizzare l'incontro naturalmente, perché come avete visto siamo stati quasi 2 ore sopra. Naturalmente abbiamo chiesto con forza il tavolo romano, perché discutere ormai qui ad Avellino con Napolitano chi per lui o con Pugliese, insomma sappiamo che stiamo perdendo del tempo. Quindi la prima richiesta politica che è stata fatta è quella di chiedere alla prefettura di aprire un tavolo. Siamo riusciti, io credo che questo sia un passettino in avanti, nel far dire all'azienda che anche l'azienda vuole il tavolo romano. Dico questo perché dobbiamo inviare una nota al sindacato, e vabbè la invieremo, ci mancherebbe, da qui a pochi minuti, ma vuole anche una nota dell'azienda di richiesta di aprire il tavolo presso il MISE, e questo per noi è importante. È importante perché ha fatto un passaggio l'azienda, io lo ritengo quello più importante, che da qui entro il 15-20 di luglio sapremo per davvero, si spera, io lo dico, la fine della Elital, perché ha parlato addirittura che ci potrebbe essere la cessazione dell'azienda, cioè la chiusura dello stabilimento. Questo sta a significare che è ancora più importante avere un tavolo a Roma, perché noi ci siamo avviati prima del 24 settembre, dove c'è questa istanza fallimentare che comunque l'azienda di sicuro fallirà, ma ci siamo avviati prima perché noi non vogliamo che l'azienda fallisca, o meglio, se pure dovesse fallire vogliamo tentare di portare a casa un nuovo imprenditore, qualcosa di diverso, di fare in modo che si rientri all'interno dell'azienda. E quindi questo io credo che sia un passaggio importantissimo che ha fatto l'azienda, e qui dovremmo avere le idee chiare. Poi c'è stata la solita minaccia, cioè nel dire che ci sono circa 34.000 euro disponibili e che l'azienda voleva dare l'acconto ai lavoratori, però a fronte di togliere il sit-in. È inutile dirvi la nostra risposta, il sit-in, anzi maggiormente dopo questa minaccia il sit-in non si toglie, non si dovrà togliere assolutamente. Ha fatto una presa in giro, anche qui lo voglio dire, l'azienda, perché dice che si è resa disponibile a far maturare i PAR e le ferie per questa settimana. Noi abbiamo detto ci puoi far maturare ciò che vuoi ma non ci paghi, quindi non è che possiamo stare di fronte ad una presa in giro di questa portata. Pertanto l'azienda poi alla fine del contattato, penso Pugliese e quant'altro, riuscirà a dare un acconto a tutti all'incirca 500 euro. Questa notizia prendetela con le pinzette, perché insomma fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Vabbè, dire di no saremmo stati degli stupidi, francamente. Magari arrivassero questi. Poi la discussione l'abbiamo fatta quindi su questi aspetti. Poi c'è l'aspetto della cassa integrazione, dove l'azienda dice che di aver inviato il ricorso. Noi abbiamo detto ricorso o non ricorso, quei 4 mesi devono essere a carico dell'azienda, e non per niente stiamo presentando i decreti ingiuntivi. E li presenteremo, perché se vogliamo aspettare i ricorsi sta a significare che pur per avere l'esito dobbiamo aspettare almeno 8-9 mesi, quindi non è una questione che non ci interessa. Sembrerebbe, usiamolo anche qui il condizionale, sembra che l'Inps di sicuro gli ha chiesto la documentazione dal 18 aprile, cosa che già dicemmo, dal 18 aprile fino al 30 giugno, 24-26 giugno, di ulteriore documentazione della cassa integrazione ordinaria. Quindi sta a significare che è stata bocciata fino al 17 di aprile, quindi dal 18 aprile, se tutto andrà bene, prendiamo cassa integrazione dal 18 aprile fino alla fine di giugno, si spera nella metà di luglio, va, speriamo tutti quanti noi. Però noi aspettiamo prima naturalmente che la commissione valuti e quant'altro, poi se l'Inps anche lì si mettono a perdere tempo, sappiamo quello che dobbiamo fare anche eventualmente, e questo riguarda la cassa integrazione. L'ultimo aspetto che abbiamo fatto pesare è questa della cassa integrazione straordinaria, perché è vero, non l'abbiamo sottoscritto l'accordo, ci mancherebbe, nessun sindacalista, nessuno di noi lo rinnega, perché noi abbiamo dato un ammortizzatore sociale ai lavoratori, quello lì del 4 luglio 2016 fino al 3 luglio 2017, però abbiamo denunciato in prefettura che noi siamo molto timorosi che questa venga approvata. Perché siccome ci deve essere obbligatoriamente il rientro, poi l'azienda dice vabbè sono 4 mesi, anche gli ultimi 4 mesi, ma le nuove normative prevedono ogni 3 mesi che l'ispettorato del lavoro viene in azienda a vedere che stiamo facendo e che stiamo facendo. Quindi, però noi naturalmente abbiamo questi timori anche sulla cassa integrazione, ma è giusto che lo diciamo in largo anticipo. Noi stiamo tentando di portare a casa un ammortizzatore sociale, non perché vogliamo essere mantenuti dall'Inps o dal governo italiano, ma perché il nostro obiettivo è che la riapertura dei cancelli della Elital.
e abbiamo fatto capire, ve lo ricordo pure a voi, che per noi è un grave rischio questa cassa integrazione. Io lo voglio dire, lo ribadisco e poi concludo, perché sta a significare che noi andiamo nell'anno 2017 dove non avremo più ammortizzatori sociali, cioè non ci sarà più la mobilità. Quindi il lavoratore che decide di arrivare al 2017 è un grande rischio, ha solo una possibilità, che l'azienda riapri i cancelli. L'abbiamo denunciato anche questo, perché naturalmente poi la questione diventa ancora più ingarbugliata. Quindi la prefettura ha detto che si attiverà per il tavolo, noi ci attiveremo per il tavolo romano, vediamo che succede. L'unica questione, il sit-in deve rimanere, perché guarda, l'azienda vuole che lo togliamo, noi dobbiamo fare giusto il contrario. Proprio questo, non so se voglio aggiungere. Proprio questo volevo dire, il sit-in va mantenuto e rafforzato con tutti voi e con la presenza nostra, perché solo così possiamo alzare il tiro. La vertenza deve ritornare a Roma, grazie anche all'intervento dei politici locali e regionali. L'abbiamo detto al prefetto, l'abbiamo detto ai regionali, quindi noi dobbiamo ritornare a Roma, perché ormai si è capito che Pugliese sta sull'orlo del fallimento. Noi non vogliamo che l'azienda chiuda, perché un'altra azienda significa un altro dramma in questa provincia, sono 70-80 posti di lavoro che non ci possiamo permettere il lusso di perdere. Quindi noi rinneghiamo con forza il diritto al lavoro, vogliamo essere pagati, perché è giusto, da dicembre non veniamo pagati. Quindi sit-in non è una forte di minaccia contro l'azienda, è per essere tutelati, per alzare il tiro. E quindi noi diciamo con forza che la vertenza si risolve soltanto al Ministero, perché altrimenti perdiamo soltanto tempo. Grazie. Allora, la garanzia della sede istituzionale romana dovrebbe, nei nostri auspici, dovrebbe estendersi a maggior favore per i lavoratori, perché Pugliese o chi per lui rappresenterà l'azienda in quella sede l'abbiamo chiesto in maniera molto chiara e netta, perché la proposta aziendale era quella di incontrarci in una sede informale e non istituzionale a fine luglio. Noi abbiamo chiesto e preteso che l'azienda invece insieme a noi accompagnasse la richiesta dell'incontro al MISE, per dare una maggiore veste di ufficialità a qualunque impegno in quella sede sia stata presa, verrà preso. Approfitto dell'occasione per ringraziare gli organi di stampa che stanno dando risonanza a quella che è la nostra vertenza. Vi ringraziamo per quello che avete fatto e vi chiediamo la cortesia di farvi da amplificatori, da fare da cassa di risonanza per le indigenze, per le difficoltà e per le umiliazioni che i lavoratori dell'Elital stanno subendo.